Tu mi devi spiegare cosa gli hai detto a Prazeric, non lo chiamiamo Prazeric, Se cominciato. l'altra settimana, perché da quando hai fatto quel messaggio a Prazeric è il migliore in campo, ma che gli hai detto? Io l'ho detto solo una cosa, che devi camminare e non mi portare vergogna. Da polacco. Da polacco a polacco. E devi capire che devi fare quello che è meglio di lui, non è quello peggiore, è quello meglio. Cioè, se vuoi, diciamo al tecnico mister, qua c'è un Ciao, raga, motivatore. buonasera. Buonasera. Se volete, mister, vi porto un motivatore che gli parla in polacco che. Certo, quando mi riprendo, torno al campo. Ah, sei assente pure Sono per esempio. assente per un po', ma penso se prossima partita ci sarò. E tipo Prashnik. Prashnik, e devi essere un migliore in campo come Ma iniziato. intanto mo c'è la Feralpisalona. Certo. C'è Zaffaroni, te lo ricordi? Certo che Tristezza lo chiamavano, e poveri. va bene, non fa niente, non No, fa niente, non fa niente, vabbè, però però è c'è pure stato un Butic. grande allenatore, è stato, purtroppo L'hanno esonerato, poverino. state le motivi diverse, non è Dopo di competenza lui. mia discutere di quelle cose. Ti ricordi, è arrivato lui, poi è arrivato Bisoli, tutti e due l'hanno Sì. portato alla Lamezia, poi è arrivato Bisoli, ci ha salvato. Lui poi è andato in Serie A, è andato a fare la Serie A. E mo sabato è qua e si porta due giocatori, tre Eppure giocatori. ex giocatori nostri, Lamantia, Fiordilino, Fiordi, Butic. Butic. È grande incontro dopo tanto tempo con ex giocatori. E mo speriamo sempre che forza lupi. Ma tu come mai segui il Cosenza? Mi piace, e che devo fare? Tu vivi a È più Cosenza, quindi. forte di me. Voglio dire, tu sei andato in Polonia, che è successo? Che è successo? Che non mi sono trovato più. Come Non mi mai? sono trovato più, mi sono sentito straniero a casa mia. Madonna, quanti anni E sono che sei in Italia? sono 30 anni. Sei arrivato qua, quanti anni avevi? Ragazzino, bello una volta. Ah, quindi non diciamo che hai superato i 40 No, anni, no, no, no? magari. Ma mi hai detto pure che non volevi tornare a Cosenza. Mo devo soffrire qua, con la squadra nostra. No, Ma dici che è vero che lì non conosceva, non ha riconosciuto no, nessuno, no, no. ubbidiavolo si A ricoglie. parte di parenti stretti, fratelli e nipoti di fratelli, più di questo, non si conosce più nessuno. Mamma mia, mamma mia. Il tempo vola. Certo, E sei tornato subito qua, non vedevi l'ora. non vedevo ora di tornare. Io Cosenza ero Cosenza, è una malattia. Malattia è troppo poco. Ah, addirittura, ma oltre l'influenza. Influenza. Addirittura. Senti, mo ci siamo, mo. Braslik, Prašlik. fai sempre come hai iniziato. Dai, mo ci vuole. E Gliel'ho detto vai. l'altra volta, mo dirgli un'altra volta in polacco perché magari funziona. Prašnik, poviem ci in polako nova, kurva, zapier, dalaj do przodu. Conosce Sergio Giannino del Giudice? Una poco. No! Senti, arriverò il Feralpisalona, ci sta Zaffaroni, Maccheroni Basta chi? Butic, Lamantia e Fiordilino. Che partita sarà? Vinciamo sicuramente 3-0. Addirittura. Vabbè, Sì. io mi fido di te, Il Pisalò ce lo mettiamo eh. Non si accorge. nel papà. Ciao. Sì, ma oggi è una partita brutta. cioè, è come il tempo, come il meteo di oggi, non si capiva né se c'era il sole. Comunque hai fatto un gol su punizione e ne hai preso uno in mischia. Sì, poi nient'altro. Non hai Diciamo, fatto forse questa è la partita più brutta del in tempo, assoluto, a assolutamente. prescindere dal risultato, perché comunque è un Stai punto. venendo da due partite brutte e ne hai fatto una terza brutta. Però sai che ho notato una cosa, non so se il Cosenza gioca meglio fuori casa. Questo Perché? non lo Oh no, in casa stiamo soffrendo
di più. Sì. Fuori casa tu sei andato a vincere a Palermo, hai vinto a Pisa, hai perso a Genova. Però hai pareggiato a Venezia, hai fatto belle partite. Sì, in casa invece, anche quelle che hai vinto in casa, però oggi è stata brutta. Assolutamente sì. E tra altre cose siamo arrivati alla Reggiana di Guaretti, che è una nostra bella squadra. La Reggiana è una buona squadra, poi c'è la pausa. E però poi polveri bagnate, oggi hai fatto il ruolo, diciamo, ha segnato un difensore. Sì. Però davanti hai tanti attaccanti per non riuscire. Che poi sai che Venturi è quasi. No, è il capocannoniere quasi. No, due gol. Due gol, una traversa e un palo. Tre li ha fatti Mazzocchi. Due forti. Hai un vice capocannoniere che è un difensore. Così è, non va bene. Va. Primo tempo da dimenticare, secondo pessimo. Primo tempo, guarda proprio. Fatto il gol e gestito la partita. Sì, ma il secondo poi ha rischiato. Comunque, arriveranno giorni migliori. Speriamo. Prima della partita, Sergio ha detto: ci sei, ma quando finisce? 3-0 per il Cosenza. C'è stato felice, che ci ha reso infelice. Ma l'amico tuo felice lo juventino, no? Felice Arieta, no? Felice, lascia stare. Caserta è stato un po' distratto su quella fascia destra dello Spezia. Ma diamogli pure ci atto. Ci ha reso infelice. Diamogli pure atto che gli si ferma prima della partita a Prazeric. Voca un problema prima di cominciare a giocare. Marras gli esce con un problema. Lo invendi là, il calciatore da fermarlo, per fermarlo lo invendi. Il giovanotto... L'allenatore che ha l'idea sulla partita, la visione sulla partita, ferma il giovanotto che ci sta creando problemi. Però dobbiamo anche dire che un punto è meglio di niente. Vabbè, certo. Perché se quella traversa... Pippo, no? Tu... potevi rilanciare una classifica importante. Sì, quello che abbiamo detto tutti. È arrivato al derby con una con un entusiasmo da Serie A. Io mi auguro che l'entusiasmo i cosentini lo ritrovano, perché è vero che chiunque dice non bisogna contestare che non viene allo stadio, ci sono tanti fattori, i soldi, la brutta giornata, però allo stadio c'è Migli. Perché se no può potremmo dei guadagno perché se poi c'è 3.000 spettatori con il Cosenza a metà classifica, Guadagno vince sempre. Questo è lo zoccolo duro, comunque 4.000 no. Ai tempi di Pagliosa in Serie B però facevamo pure 8.000. sì, è vero. Quindi, ma per due squicciole tra, per i non cosentini, per due goccioline di pioggia che poi ne venite sono cadute allo tre. Stadio. Che bello sentire l'odore dell'erba del Marulla. Del Marulla, attenzione, facciamo chiarezza. Alessa, scusami, Parsi ha detto 3-0 perché tutti a casa. È un inguaribile ottimista. Sì, è ottimista, sì. Però è giusto che sia ottimista con questa squadra. Tutti lo siamo! Dobbiamo essere ottimisti con questa squadra, però il mister, diciamo, forse... Ma arriva un mondiale, arriva Nesta. È una partita anche questa difficile. Ma loro stanno viaggiando col vento in poppa. Sì, hanno vinto 3-0 a Feral. Il Cosenza ha questa sfortuna che becca le squadre nel momento migliore, anche le squadre più scarse. Però diciamo che ci sta, perché Zaffaroni era appena arrivato e il 3-0 non era figlio suo. Però ha dato dimostrazione di tatti. Certo, o no? Certo. La prossima è anche quella difficile, come ho detto, contro la Sampdoria d'altronde. Le squadre forti escono, come lo Spezia, un punto lì è giusto. Teniamo duro. Cosa dice il tuo discorso? Che devo dire, dobbiamo trovare la quadra, perché se il Cosenza gioca come i primi 45 minuti, si vince Serie A. O mi sbaglio, Pio? Sì. Però non può fare il giro palla, c'è sull'1-0, ma il secondo tempo, il secondo tempo, Caserta, secondo me. Secondo me è una poca dorme. Ti è mancato lo mister. Non è una critica, è una critica costruttiva. Sei un ottimo allenatore. Però il secondo tempo c'è stato quel giocatore sulla destra. Felice. Ma una cosa straordinaria. Somigliava a Buriani, i tempi belli. E a gennaio ci vuole un Rigione, faccio vedere. Ci vuole un difensore centrale e un terzino. E il Cosenza può ambire alla Serie A.
Intanto cominciamo a salvarci, dobbiamo dire 6 punti dalla zona playout e un punto dai playout. È vero. Però è vero. Guardiamo sotto. No, bisogna sempre guardare a rete. Un motto che sempre guardarci dietro che non si sa mai. Perché avanti puoi fare solo del bene.